Io sono Dio Salvatore, Michele Macra, parlo da ex allevatore di ovini, attualmente ancora allevatore di cavalli. Io mi sono insediato da giovane, sono nato e vissuto a Cuneo fino a 24 anni, poi ho scelto di tornare al paese di origine della mia famiglia e ho intrapreso l'attività di allevatore di ovini e di equini. Ho scelto le razze in via d'estinzione, ho aderito a tutti i piani di sviluppo rurale della regione Piemonte, dall'agricoltura biologica alle razze in via d'estinzione, ai gremi estensivi, pascoli e quant'altro, quindi diciamo che ho fatto tutto questo tipo di esperienza. Ho scelto di vendere le pecore alla comparsa del lupo, giusto in tempo, perché nelle aree limitrofe alla mia azienda comunque sono stati immediatamente attaccati. L'anno dopo che ho venduto le pecore sono stati attaccati i primi greggi, quindi io ho fatto la scelta preventiva pensando di vedere se sarebbe cambiato qualcosa anche a livello legislativo, a livello normativo, perché nella condizione in cui si viveva, in cui allo stato attuale era impossibile ipotizzare di proseguire quel tipo di allevamento. Ho interrotto la produzione con gli equini, quindi ho mantenuto un numero per rimanere come attività agricola, ho interrotto la produzione, quindi non ho più fatto partorire le fattrici, perché ho avuto subito il primo anno che sono stati avvistati lì lupi la presenza di un puledro morto, semidivorato, senza poter fare nulla se non quello di seppellire la carcassa, perché non c'erano segni tangibili e dimostrabili della presenza dei lupi, perché sono canidi, non sono mai lupi quelli che intervengono in questi casi, per cui a quel momento lì. Quest'anno faccio un tentativo di ripresa della produzione a livello con gli equini, quindi ho selezionato delle fattrici, metterò in produzione, torno ad essere uno dei più principali produttori di equini di razza Mera, che comunque è una razza di montagna, specifica per i nostri territori, che ha una polivalenza, quindi un'attitudine al lavoro, un'attitudine all'utilizzo sportivo, all'utilizzo turistico e anche una spiccata attitudine al pascolo dei terreni, diciamo così, peggiori. Io sono insediato in un territorio di media montagna, quindi non sono i bei pascoli dal peggio, le praterie, sono zone, diciamo, di bosco, sottobosco, di ex seminativi infestati da rovi, eccetera, e gli equini sono quelli che meglio si adattano a questa tipologia, perché non sono un animale da reddito, non devono produrre latte o carne in quantità, perché la funzione è l'obiettivo di produzione finale di un animale da vita, un animale da lavoro, quindi diciamo che uno può anche aspettare un anno in più perché si sia finito di sviluppare e non deve essere per forza nelle rese di peso o di carriera entro certi termini, perché sennò uno non si sa. Nonostante tutto questo, io penso che sia praticamente impossibile pensare di poter continuare l'attività, nel senso, io ho professionalità, preparazione e tutto quello che può servire da questo punto di vista, però non è sufficiente. Quindi, sentendo poi quello che ho sentito qui oggi, stamattina, in questa riunione, mi sembra evidente che il problema che abbiamo di fronte non è un problema in particolare, il problema è di natura storico, politica e sociologica, che poi si trova, e non è retorica questo, perché questo è un processo di conquista che avviene dalla città verso il mondo rurale e che non è ancora tutto ultimato. Noi abbiamo ancora delle popolazioni indigene che sono effettivamente in via di estinzione, che non hanno ancora mollato la presa su quello che è un territorio ricco di risorse, e l'obiettivo finale è che accada questo. L'obiettivo finale è che si possa poi intervenire nella gestione boschiva attraverso delle imprese presumibilmente multinazionali o comunque che hanno una portata diversa, quindi una gestione estensivizzata del territorio, e perché questo possa accadere bisogna che si estingua il residente stanziale, che è quello che tutela e garantisce la difesa di un territorio e la proprietà privata di questo territorio da parte delle popolazioni indigene. Allora, fin tanto che non è ultimato questo processo, chiaramente la politica continuerà a dimostrarsi particolarmente indifferente alle nostre problematiche, e questo è un dato di fatto, che io riscontro da oltre 20 anni senza possibilità di equivoco. Dopodiché io potrei dire che se c'è effettivamente un'inversione di tendenza, una volontà invece di trovare una mediazione, visto che ormai siamo così pochi e quindi non possiamo neanche più impedire, diciamo, quello che è la possibilità di uno sfruttamento più estensivizzato dei territori, perché non abbiamo più il potere di coprire, di
tutto questo territorio, allora a questo punto di vista io farei delle proposte operative immediatamente. Queste proposte sono di istituire una commissione speciale o comunque un ente ad hoc dotato di tecnici da parte della regione che passi azienda per azienda, quelle che ci sono ancora, stanziali che vivono sui territori montani, e faccia dei piani d'azione specifici su ogni azienda e stabilisca dei contributi specifici per il tipo di attività che viene svolta, per il tipo di tutela che si fa per il territorio, per la manutenzione ambientale, la qualità del pascolo, la pulizia dei sentieri, la gestione dei boschi, la tipologia di allevamento, che si promuovano la possibilità della trasformazione dei prodotti laddove ce ne sono, e queste sono proposte vecchie, però è evidente che le problematiche sono vaste, così tante, che non possono essere che gestite in scala individuale. Ogni azienda ha le sue, ogni azienda dovrebbe maturare un accordo di lavoro e di programma con l'ente pubblico specifico e garantire determinati risultati e esiti. In questo modo noi avremo la garanzia dell'attività, la garanzia della tutela dei territori ben definiti e nel contempo dei risultati effettivi, perché ognuno saprebbe esattamente a cosa va incontro, quali aspettative può avere e quali esiti deve garantire, sia dal punto di vista della produzione che della tipologia dell'attività, che poi può essere integrata, turistica, produzioni agricole, gestione ambientale, attività forestali, ce ne sono le più svariate, ogni azienda poi non è specializzata, noi abbiamo comunque la grande capacità e tutti quelli che vivono in montagna hanno la grande capacità di avere la capacità di arrangiarsi, cioè la capacità di gestire attività plurime, di fare cose di diverso tipo, spesso molti lavorano a gratis per fare delle attività che di fatto non hanno una redditività perché non viene riconosciuta da nessuno, come quella di mantenere magari dei sentieri, come quella di mantenere delle sorgenti, come quella di mantenere, che non vengono riconosciute perché non esistono delle voci in quelli che sono dei piani di gestione o dei piani di sviluppo rurale che sono fatti ovviamente su macro scala. Allora queste macro scale, questa tipologia che è adatta all'agroindustria o comunque all'agricoltura intensiva o all'agricoltura specializzata non è adatta a sostenere le aziende di montagna, che siano di allevamento o che siano altre tipologie aziendali di prodotti specifici di piccoli frutti o di frutti erbe aromatiche o di produzioni di quelle. E lo stesso vale per il discorso che veniva detto prima, che è quello delle normative di produzione, il discorso della produzione lattiero-casearia, il discorso della... È evidente che quello che deve essere controllato è il prodotto, ed è altrettanto evidente che certi processi di certificazione devono essere messi in atto senza poter, e di tracciabilità devono essere messi in atto senza poter scaricare i costi sul produttore, perché non siamo in condizione di poter sostenere ancora dei costi aggiuntivi, visto che poi la concorrenza che dobbiamo sostenere è quella massificata, non abbiamo dei canali specifici di commercializzazione e nessuno di noi è in condizione di sostenere la vendita diretta, che non c'è neanche concessa peraltro, cioè nel senso non possiamo produrre, figuriamoci vendere, no? Cioè, per cui o si mettono in piedi dei meccanismi di questo genere specifici per ogni azienda, quindi un ente ad hoc che si occupa di questo, dei tecnici riconosciuti, un'assunzione di responsabilità diretta da parte dell'istituto regionale o di chi per esso, un'assunzione diretta di responsabilità da ogni singolo produttore. Secondo me non vedo altre strade. Per quel che riguarda il lupo in particolare, mi viene da dire che sì, va bene, vogliamo che ci sia il lupo, bisogna individuare delle aree di pertinenza. Dentro queste aree il lupo sì, fuori da queste aree il lupo no. Con piani di abbattimento e assoluti. Cioè non deve esserci nessuna possibilità del lupo di uscire da queste aree, quindi un controllo sui lupi, sugli spostamenti, visto che è possibile dotare i lupi di radiocollari, di microchip, eccetera, si decidono dove i lupi vanno bene che stanno. E già che ci siamo magari gli diamo anche da mangiare, in modo che siamo sicuri che stanno lì, perché poi il lupo si muove perché va in cerca di cibo, non è che si muove perché gli piace emigrare. E quindi io questa proposta l'ho fatta almeno 15 anni fa, perché non compriamo le pecore a fine carriera degli allevatori, visto che hanno anche un problema di mercato.
e poi le portiamo su quegli alpeggi e nelle aree di pertinenza dove i lupi vogliamo che possano continuare a vivere. Ma che spendi troppi soldi per i progetti lupi, andiamo a spendere altri. Per carità, io dico, visto che li spendevano, li avessero spesi così, era un modo diverso che non mettere, che non lasciare che il lupo andasse a cercarsi le pecore a casa della gente. In ogni caso limitarlo con delle aree di pertinenza. Secondo me anche questo, dico, ok, qua c'è spazio per il lupo, qua vivono i pastori. Perché ognuno nel nostro settore si